Oggi parliamo di una cosa, prima parliamo di me stesso, siccome sono una persona molto vanitoso e siccome non tutti ci conosciamo, vi dico da dove vengo, io sono di Zanè, che è un piccolo paese in provincia di Vicenza, ha qualche volta la fortuna di avere la neve, quindi come è successo l'anno scorso, faccio un lavoro impiegatizio normalissimo e anche abbastanza noioso, per compensare vado a lavorare in bici e treno, qualche volta solo bici. D'estate vado a camminare, d'inverno a sciare, tutte cose normalissime che immagino fate anche voi. Oltre a questo, tra i miei hobby, siccome faccio un lavoro molto palloso, molti hobby, c'è quello di aver fondato un LUG, aver fondato un Coder Dojo e partecipare anche alla comunità Ubuntu IT. All'interno della comunità Ubuntu IT mi occupo un po' di tutto, faccio parte del consiglio. Ma ultimamente mi occupo di promozione nei limiti di quel che si può fare con una piccola comunità quanto siamo noi. In realtà io conosco alcuni di voi, ne conosco tanti, perché dall'ultima volta a Bologna piuttosto che a Fermo qualche faccia me la ricordo, ma in realtà alcuni di voi secondo me li ho già visti da qualche altra parte, probabilmente qui o forse qui. Questo è Twitter, magari c'è qualcuno che mi segue su Twitter. Sicuramente nessuno di voi l'ho conosciuto qui. Google Plus non usa nessuno e poi vedremo perché. Internet è la nuova piazza, questi sono i numeri. Adesso siamo a più di 3 miliardi di persone connesse a internet. 3 miliardi, qua dentro saremmo boh, 50 persone, là fuori ci sono 50 persone appena mettiamo un piede su internet. E dove va tutta la gente? Va soprattutto non nelle nazioni più popolose, ma nella nazione virtuale più popolosa al mondo, che si chiama Facebook. Non apro il capitolo privacy e cose cattive che fa Facebook con i vostri dati, però sappiate che ormai la bandiera blu ci accomuna tutti quanti, o almeno accomuna 1,5 miliardi di persone. Che è una bella fetta di persone mondiali, praticamente metà delle persone che si connettono a internet è anche su Facebook. Quelli lì sono gli utenti attivi, parlo degli utenti attivi. Questi qua c'è una pagina che si chiama Internet Stats, che vi fa vedere in una pagina quanti sono le persone connesse a internet. È una pagina che continua a crescere con un contatore che va sempre più in alto. 1,5 miliardi, va bene, sarà 1,5 miliardi prima della fine dell'anno, forse di più, chi lo sa. Quello che volevo dirvi, per quello che ho detto i numeri, è che è importante per chi fa comunità, per chi promuove il software libero in genere, avere un piede anche dentro i social network. Per avere un piede dentro i social network non basta la propria faccia, la propria presenza, serve anche cercare di coinvolgere le persone. Far uscire da queste stanze, dove siamo davvero tanti, io non sono abituato a tutta questa gente, ma comunque un numero limitato di appassionati, far uscire il nostro messaggio fuori. Per farlo uscire c'è una cosa che si chiama social media engagement. Scusate, il mio inglese fa schifo, in realtà no, non lo pronuncio benissimo, ma si tratta praticamente di coinvolgere le persone nei social network, coinvolgere per cosa? Per mandare fuori il nostro messaggio, il messaggio del software libero, che sia Firefox, Ubuntu, Debian o qualsiasi altra cosa, LibreItalia, scusate, stavo dimenticando, ci sono dei modi per fare in modo che il nostro messaggio esca da queste stanze. Chi di voi mi conosce, per esempio? 1, 2, 3, 4, una decina di persone. Chi di voi conosce qualcuno di Ubuntu o di Debian? Tutti, ovviamente. Questa è una domanda trabocchetto. Tutti conoscete qualcuno di Ubuntu o di Debian? Se no, non eravate qua. Anche perché, bene o male, diciamo che è un circolo abbastanza chiuso, no? È difficile mandare fuori il nostro messaggio. Ci sarà chi di voi non conosce nessuno di Ubuntu né di Debian? Nessuno. Questa è la dimostrazione che qua dentro ci sono delle persone, cioè è un pubblico molto di elite, capito? Noi non siamo riusciti a espandere il nostro messaggio fuori da queste mura o fuori dai circoli che ci frequentiamo. Allora,
Per cercare di far uscire il nostro messaggio, che poi il messaggio esce, poi non siamo ancora bravi a coinvolgere abbastanza le persone, però lo vediamo dopo. In realtà ci sono sui social network degli strumenti che sono quelli che usate normalmente quando frequentate i social network. Chi di voi frequenta almeno un social network regolarmente? Quasi tutti? Ma diciamo buon 60-70%, ok? Gli altri sono degli eremiti probabilmente, persone che vivono su un mondo che non è quello reale. Scusate se lo dico, ma è così. Frequentate dei posti che nessuno frequenta, che è una vostra scelta, io non dico di no, però non è il mondo reale, il mondo reale è da un'altra parte. E non sto parlando di un mondo di cattivi, di persone che vi vogliono rubare i dati o in qualche maniera vogliono usare i vostri dati in maniera malevola, questo è un altro capitolo, però comunque su Facebook o su Twitter e Google Plus, in modo molto minore, c'è tutto il resto del mondo. Ci sono le persone che non ci conoscono e che vogliono conoscerci, perché sono sicuro che vogliono conoscerci. Allora, come si fa? Come si fa? Soprattutto le comunità, come fanno a fare tirare fuori il loro messaggio da queste stanze chiuse? Con Facebook, per esempio, fare un mi piace, mettere una stellina o mettere un più uno su un post interessante che passa su Facebook, Twitter e Google Plus, serve per espandere il messaggio. Quando leggete qualcosa di interessante sul software libero, mettetegli un più uno, un mi piace o una stellina. Se poi volete avanzare, se siete così coinvolti e alzate lo scalino del coinvolgimento, passate dall'applauso alla conversazione. La conversazione è uno scalino più alto, è qualcosa di più potente. Voi commentate, siete così coinvolti dal post su Facebook o su Twitter che andate a conversare, andate a commentare. Commentare e quindi in qualche maniera date intanto un riconoscimento alla persona che ha messo quel messaggio, un riconoscimento implicito che quello che ha detto è importante e quindi anche può essere importante anche per i vostri amici su Facebook. Oppure se voi andate a dialogare con un'altra persona su Twitter, oppure se andate a commentare un post su Facebook, andate a dare un riconoscimento implicito del messaggio della persona. Non è che gli dite bravo, è qualcosa comunque che vi coinvolge in qualche maniera, positiva o negativa, può essere anche un commento negativo, va bene lo stesso, ma anche un sentimento negativo può essere utile per espandere un messaggio. Anche scrivere "hai detto una cavolata", magari in termini anche meno virtuosi, può essere un modo per espandere il messaggio. Tenete conto che noi dobbiamo far passare il messaggio, trasmettere il messaggio. Okay? Quindi anche scrivere "hai detto una cavolata" nei limiti della civiltà umana va bene per espandere il messaggio. Se poi quel contenuto, quel messaggio, quel particolare post è così importante che qualcun altro lo deve sapere, allora esagerate e fate quello che si chiama amplification, cioè uno scalino ulteriore verso l'alto di propaganda di quel messaggio. E vi faccio degli esempi di amplification. Cose così hanno 3 milioni di condivisioni su Facebook, 3 milioni, la banana? Ok, la banana, no, non era il video della banana, era quello di Natale, era il video di Natale dei Minions. Voi ve lo siete perso, Michele mi guarda con sguardo, come ho fatto a perdermelo? Vai su Facebook e lo trovi. Ok, 3 milioni di condivisioni questo video, ok? Non è male, quindi quando vedete un post interessante su Facebook e sul software libero, sarebbe bene che voi schiacciaste quel bottoncino lì, condividi, ok? Sarebbe molto bene, perché poi i messaggi che passano sono questi. Questo selfie scattato la notte degli Oscar è uno dei tweet più retweetati, 3 milioni, anche questo, zang. Ce l'ho, bene, l'hai retweetato anche tu, perfetto, anch'io. La cosa è che
Questi messaggi, ovviamente, diciamo così, le star hanno uno scalino in più, però noi siamo di più di loro, loro sono poche, noi siamo tanti. Se riusciamo a decidere quali messaggi vogliamo far passare e farli passare, riusciamo comunque a ottenere una certa propaganda, una certa voce al nostro messaggio, cosa che una persona da solo, il sottoscritto da solo, pur facendo un sacco di casino, non riesce a fare, no? Per dirvi Google Plus, questa è Lady Gaga e queste sono le condivisioni di un suo selfie su Google Plus. C'ha 9 milioni di follower e ha ottenuto 134 condivisioni. Una banalità, e questa è una di quelle più frequentate, una delle star più seguite su Google Plus. Google Plus è una cosa un po' strana e io tendo un po' a tralasciarlo perché non è uno dei posti in cui le persone normali, cambio il termine, le persone che non sono appassionate di tecnologia frequentano. Diciamo che Facebook ha molto più impatto con tutte le sue cazzate, scusate il termine, che ci passano, però ha molto più impatto sulle persone di tutti i giorni, quelle che si interessano sicuramente alla TV piuttosto che ai giornali, alla politica o a qualsiasi altro tipo di messaggio, però non particolarmente quello della tecnologia. Su Google Plus ci sono un sacco di nerd, geek, e qua dentro ci siete tutti probabilmente, però lì è anche qualcosa di molto elitario, quindi un qualcosa che difficilmente riesce a far passare un messaggio di software libero fuori dalle mura di Google Plus stessa. Cosa possono fare le communities e cosa stanno già facendo? Le communities ci sono sui social network e lo stanno usando maluccio, insomma, poco e male, dopo ve lo dimostro. Una cosa che ha fatto Debian, se vedete pochino, è stato un attacco brute force su Twitter, scusate il termine, non ne trovo i migliori. Praticamente nei giorni precedenti e successivi alla release di Jesse, hanno cominciato a spammare tweet come se piovesse. Io avevo la timeline solo con roba Debian. E infatti questi numeri qua si vedono malissimo, però questi sono i tweet, questo è il giorno del rilascio, in cui loro hanno fatto un sacco di tweet, ma ripetitivi. Ma perché li hanno fatti solo qua, cavolo? Il giorno dopo ne hanno fatti 3 al giorno. Ma credete che la gente sia tutta lì, a quel giorno lì, a capire che quel giorno lì particolare è uscito Jesse? No! Lo dovete ripetere e ripetere e ripetere nei giorni successivi, negli anni successivi. Dovete dirgli perché è buono Debian e perché la gente lo deve usare. Perché funziona! La cosa è, funziona. Se voi guardate, questo attacco brute force ha fatto impennare il numero di follower. Questo è il numero di follower, adesso sono più di 90.000 mi pare. Comunque in quei giorni lì c'è stato uno scalino di follower di Debian. Bisogna stare un po' attenti perché questi attacchi, queste spammate, hanno due effetti. Il primo è un impennamento, il secondo è un crollo verticale, a seconda del momento in cui lo si fa. Quindi non è la cosa migliore. Perché Debian deve continuare a ripetere il messaggio? Perché la gente non è sempre lì ad ascoltare Debian, specie su Twitter, chi segue tante persone, segue tanti progetti, vede un sacco di messaggi passare, quindi è probabile, quasi sicuro, che quei tweet lì non li abbia visti nessuno, o li abbia visti di quelle 90.000 persone, forse un 10, un 5, un 10%, quindi un numero ridicolo. Quindi questi tweet qua, magari non così forti, andrebbero ripetuti nel tempo costantemente sempre, per fare una buona pubblicità a Debian. Anche perché, questo è il famoso funnel del marketing, non so se qualcuno di voi l'ha già visto. In alto ci sono, diciamo così, il pubblico generico, e via via che si scende nel gorgo, funnel è il gorgo, quello che c'è sul lavabo, le persone diminuiscono man mano che si avvicinano poi all'obiettivo. In fondo c'è la persona che compra il materiale, quello che vendete, piuttosto che
gli advocates, quindi le persone che propagandano un certo tipo di messaggio. Chiaro che dal pubblico generico alle persone in fondo, noi siamo in fondo, le persone sono là in cima. Noi dobbiamo curare tutto questo aspetto, se vogliamo che le persone vengano a conoscenza del nostro messaggio. Quindi il pubblico generico ha bisogno di sentire ripetuta lo stesso messaggio tante volte, quindi lo stesso post su Facebook, lo stesso tweet su Twitter e basta, perché Google Plus neanche lo consideriamo, deve essere ripetuto nel tempo più volte, perché la gente se lo perde, perché le persone magari quel giorno lì sono in ferie, sono distratte, fanno altro, hanno la vita da vivere. Quindi ripetere i messaggi, ma anche curare tutti quelli che sono qua, cercare di tirarli dentro nel gorgo dell'inferno, sembra quasi l'inferno di Dante, non c'entra niente, però comunque per attirare le persone ci sono delle cose anche molto simpatiche da fare, che le aziende serie stanno cominciando a fare. Io faccio parte, nel mio pochissimo tempo libero, anche di un altro progetto, si chiama Remina, non so se l'avete mai sentito, è un client per il desktop, per collegarsi a un desktop remoto con un altro sistema. Allora, da qualche mese sto sperimentando questa cosa, vado su Twitter e vado a vedere chi parla di Remina nel bene e nel male. Questo qua, per esempio, non lo conosco, è un tweet di una persona, non so dove sia nel mondo, che si lamentava di Remina. Allora io gli ho detto, ma scusa, ma hai provato l'ultima versione? Non so se mi ha risposto, non ho verificato, l'ho fatto ieri quello lì. Perché Remina su la maggior parte delle distribuzioni, Ubuntu e Debian mi pare hanno la 1.1, non è comunque l'ultima, si può compilare da un repository a parte. Però appunto Remina è stato migliorato parecchio negli ultimi 6 mesi e quasi tutti hanno una versione precedente e quindi si lamentano. Allora, quando voi trovate un cliente insoddisfatto, questo cliente insoddisfatto vi fa pubblicità negativa per il resto dei suoi giorni. Quindi se trova un amico dice no Remina, no, quella è un, non posso esprimere cos'è, però è una cosa bruttissima che funziona malissimo. Se noi andiamo incontro al cliente, risaliamo il funnel, quindi da sotto andiamo verso i clienti, andiamo verso le persone che sono in qualche modo coinvolte da Debian, da Ubuntu, da LibreOffice, e andiamo a vedere quali sono i loro motivi di insoddisfazione e cerchiamo di risolverli nel limite delle capacità umane, è chiaro che noi in qualche maniera facendo un passo verso di loro si sentono in qualche maniera accolti bene. Sentono seguiti, si sentono bene, cambiano il loro parere su un prodotto, che questo sia Ubuntu o Debian, da negativo a positivo. Tenete conto, queste cose le aziende serie le fanno. Se voi avete qualche problema con Team e fate un tweet, che schifo, Team non prende qui che sono a... Okay. Allora se immediatamente dopo una persona che è pagata per fare quello viene lì e vi dice mandami un messaggio privato, ci sentiamo, risolviamo, lo fanno perché sono molto attenti ai giudizi che ci sono sui social network delle aziende, sono molto attenti, gli conviene perché quel cerino lì acceso, quel tweet, quel post può diventare un incendio. Quindi di conseguenza è una cosa che conviene a loro. Se funziona a loro può funzionare anche con le comunità. Chiaro, è un'idea. Poi la cosa migliore è comunque espandersi. Cioè il livello di coinvolgimento col pubblico è uno su un social network, ma è esponenziale man mano che si usano tutti i possibili canali. Io l'ho detto qualche tempo fa. Le persone di solito usano uno o due social network e sono sedute lì come se fossero al bar, come i vostri nonni erano seduti al bar negli anni passati. Sono sempre lì e quindi si aspettano di trovare lì le cose che gli servono. Di conseguenza chi cerca informazioni su un determinato argomento le cerca nel social network di sua preferenza. Questo è un motivo per cui noi come comunità Ubuntu abbiamo aperto un nostro
gruppo su Facebook e adesso penso siamo la comunità sul software libero più numerosa in Italia. Non so se abbiamo 4 o 5 mila, quanti sono? Non mi ricordo più. Sono più di 4 mila comunque. Ci sono dentro pure io. Bene. Ovunque. Comunque abbiamo più di 4 mila persone iscritte a che chiedono cose banalissime, chiedono assistenza e noi come comunità ci facciamo davvero poco? 4.200. Noi come comunità, che siamo pochissimi, seguiamo pochissimo il gruppo. Più delle volte si tratta di prendere una persona per l'orecchio e dirgli no, guarda, comportati bene, qua ci sono certe regole. Ma il 99% dei casi l'aiuto viene da altre persone. Quindi a noi quel gruppo lì di 4.200 persone costa poco. Poi fare rete, quello che facciamo qua ogni volta che ci troviamo i Ducit, cioè cercare di scambiarci esperienze, ma non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista marketing. Io vedo Libritalia sta facendo delle cose bellissime da un punto di vista di comunicazione e sto cercando di copiargliele, non ci riuscirò, anche perché loro hanno dei fuoriclassi come Italo Vignoli e la Marina Latini. Comunque, queste pratiche vanno copiate, quando si vede qualcosa di buono e di bello, si deve andare lì e si deve copiare, anche paro paro, perché il software libero ha fatto partire una cosa molto bella e si chiama cultura libera. La cultura libera è quella che viaggia sulle spalle dei giganti, quindi non dobbiamo inventarci ogni volta una cosa da zero, ma dobbiamo semplicemente copiarle. Ultima cosa che vi dico è, tutto questo, tutta questa teoria richiede un sacco di tempo. Ed è l'unico problema che abbiamo in questo momento, che non abbiamo mai abbastanza tempo per dire tutto quello che ci interessa dire e fare tutto quello che ci interessa fare. Chiaro che bisogna avere anche un po' di attitudine, quindi essere un po' spammer nel profondo e lasciare un po' le veste tecnico delle persone che fanno tutto precisamente. Ho finito e ho finito anche il tempo, Silvia vuole tagliarmi la gola, quindi le domande me le fate dopo. Ok, grazie.